non sono mai andata al Festival di Sanremo. Io ci sono stata un po' di anni fa, tanti anni fa, a fare una selezione. Ma dato che sono un po' rimbambita già da giovane, non è una cosa che questa sia venuta, che con gli anni te diventare rimbambia, cioè è proprio una cosa che ce l'ho innata. Quando sono venuta via, che la selezione era andata anche bene, mi sono accorta che mi sono portata via l'indirizzo, tutti i miei dati personali, e quindi non mi hanno chiamato. Io la voglio mettere così, che non mi abbiano chiamato perché mi sono portata via tutto. Poi, insomma, io sono contentissima di essere quella che sono, anche senza festival. Allora, io ho la fortuna di scrivere per i veramente i più grandi per quanto riguarda la musica italiana, nel senso musica definita così da ballo, ma che poi vi garantisco che sono tutti musicisti eccezionali. E il fatto che loro non vadano al festival, probabilmente perché non c'è l'interesse, perché ci sono dei cantanti nel mondo della musica da ballo che se andassero al festival certamente avrebbero un successo maggiore, però ci vuole che ci sia dietro chi interessa questo gioco, questo ci vuole persone alle spalle che sovvenzionano questa cosa qui. Probabilmente non è un gioco che interessa a tutti, quindi io ripeto, scrivo per Omar, che è un grandissimo, e poi per tanti altri, Rangone, Manolo, che se andassero al Festival di Sanremo sono sicurissima che farebbero molto, molto di più di quelli che vanno. Perché quelli che vanno, purtroppo, è la verità, non si ricordano più. Cioè nel giro di un anno o due sono spariti. È finito il cantante che tu lo ricordi perché appunto 40 anni fa cantava Se mi vuoi lasciare, che è Michele. E vanno al festival, vincono il festival, e non è vero che sono questi grandi, perché in realtà dopo due anni non abbiamo più, non li sentiamo più, non ci ricordiamo il nome, canzone come fa. Cioè io vi faccio una domanda: chi è che ha vinto il festival due anni fa? Non si sa. Non mi entusiasma più da starlo a guardare tutte le... Io non ne perdevo una, perché poi all'indomani uscivano i giornali, c'erano tutti i testi, a volte cantavi il giornale perché così leggevi il testo, no? Adesso tutte queste cose qui non ci sono più, probabilmente i giovani hanno anche perso, cioè sono orientati diversamente, no? Però vedi che i grandi tipo Vasco, tipo Mina, non ci va, non c'è nessuno dei grandi, quindi nessuno. È questo il male, che invece, invece dovrebbe proprio essere che i grandi anche... che rappresentano la canzone italiana fossero lì. Invece il Festival della Canzone Italiana oltretutto è l'unica manifestazione in tutto il mondo che fa una gara, no? Dovrebbe essere, cioè, il Festival della canzone italiana, cioè, no? A me Aldo Descalzi, che noi siamo come fratelli con Aldo, e lui mi aveva detto una frase, una volta mi aveva detto: guarda, è meglio tu sia una numero uno in Liguria che una dei tanti, che poi va nel dimenticatoio. Io sono, non so se sono la numero uno o la numero due, io so di essere un personaggio in Liguria, e so quanto la gente mi segua, quanto la gente mi ama, a me va bene così, indipendentemente da grandi manifestazioni, che poi sai, sono anche cose che si fanno a 20 anni, io da che un po' ne ho fatti 57 a gennaio, quindi voglio dire, ormai, come si dice a Zena, galina veggia, quindi, cioè, boh, nel senso che il mio lavoro è questo, e poi grazie veramente a tutti gli ascoltatori, a tutti quelli che seguono Ballet Italia, Musica E, su Telenor, lì è veramente una grande soddisfazione che non credevo proprio, invece davvero... È la seconda giovinezza. Ora devo farmi un po' tirare, ma comunque poi anche fisicamente. Ma io me li spendo in viaggi, che festival.